Se vuoi testare la qualità delle tue stampe e capire il grado di qualità che riesci a ottenere con la tua stampante 3D a filamento, ti consiglio di fare un G-code simile. Prendi un semplice quadrato anche in 2D, spesso anche 1 mm. Io qua ho preso un disegno che avevo, spesso 3 mm. Cosa succede? Lo porto in altezza 5 cm. In questo modo ho delle pareti molto lineari e posso capire se la stampante stampa bene o stampa male, perché le pareti, se qua presentano tante linee, vuol dire che stampa male, se invece è bella liscia la superficie, vuol dire che l'asse Z nel salire non si sposta. Allora, facciamo subito un G-code assieme con ogni programma, più o meno i parametri sono gli stessi, io utilizzo Cura 15.04.5 ancora per tutti i file che faccio. Allora, impostiamo come altezza del livello 0.2, pareti ne mettiamo 2, quindi 0.8 perché lavoriamo con un gel da 0.4, la ritrazione sempre abilitata, praticamente lo spessore alto e basso per testare la qualità esterna. Possiamo eliminare lo strato superiore e inferiore. Questo perché? Per risparmiare tempo. Eliminiamo anche il riempimento, perché l'interno a noi non interessa molto. Adesso entriamo in visualizzazione layer, vi faccio vedere subito cosa che cambia togliendo queste cose qua. Poi impostiamo come velocità di stampa, va bene 50, temperatura per il PLA 210, temperatura del piatto va bene 0, qua in questo caso mettiamo niente supporto, niente adesione al piatto se non una linea giusto per spurgare e flusso 100, diametro sempre del filo 1,75 e come ho già visto l'ugello a 0,4. Andiamo, vedete che adesso sta caricando e quello che la mia stampante traccia è proprio quello che vedete senza all'interno riempimento. Questo solamente per vedere se le i livelli, se nel salire, sono bene allineati o sono un po' sfasati. In questo caso vedete che è un oggetto alto 5 cm, pesa pochissimo e in 48 minuti ha finito. Quindi posso fare il mio test in meno di un'ora. Andiamo in avanzato. Una cosa che ci tengo a precisare è se per la ritrazione, se utilizzate una R2 con un tirafilo diretto molto vicino all'estrusore, tenete 3,5. Se invece utilizzate una stampante con un Bowden, cioè con un cannettino in PTFE che divide il tirafilo dalla testina, qua dovete mettere 7. 7, 7,5, 6,5, fate i test, dipende da quanto è lungo il cannettino. Qualità del livello iniziale, mettiamo 0,2, lasciamo così, questi valori vanno sempre lasciati tali come li vedete, mi raccomando, travel speed 90 e vai primo strato come volete. Ventole sempre abilitate, ventole di raffreddamento e che siano sempre al 100%. Vediamo che non ci siano plugin, non ci sono. Fatto questo, salviamo il nostro G-code sopra la SD card, la mettiamo nella stampante. Verificato che il piano sia allineato come da scorso tutorial, lanciamo la stampa, finiamo l'ora di stampa e controlliamo se le pareti sono ben dritte o se presentano degli sfasamenti. Se sono ben dritte, la stampante è precisa e calibrata bene. Se invece ci sono degli sfasamenti, si vedono particolarmente le linee, diciamo, bisogna modificare qualcosa o comunque non è ben assettata, perché l'asse Z nel salire si sposta. Spesso questo capita se non ci sono degli ammortizzatori, diciamo, degli spostamenti, cioè delle piccole molle sulle barre filettate e se le guide lineari dell'asse Z in alto non sono tenute ferme. Spero che questo consiglio ti sia stato utile per capire se la tua stampante stampa bene o no. Alla prossima!